Ed eccoci qua, noi rientriamo sempre qui a Terza Pagina Magazine, meno una, la centesima puntata, che sarà un full immersion a settembre, una settimana piena tra arte, cultura, spettacolo, cinema e non solo, curiosità dal web, ma veramente tante news che poi troverete sempre direttamente sulle nostre piattaforme social e non solo. Bene, ora continuiamo qui la scia della rubrica, colonna portante di Terza Pagina Magazine, arte e mestiere non solo, della mitica Maria Antonietta Schiavina, che do sempre il benvenuto qui a Terza Pagina Magazine. A te, Maria Antonietta. Bene, buongiorno a te, eccoci qua. Allora, noi continuiamo la scia, abbiamo un'icona che diciamo fa parte integrante, perché è sempre presente con la sua massima disponibilità e gentilezza, e do il benvenuto qui a Gianna Martorella. Buongiorno a te, Gianna. Buongiorno, grande Gianna, eccoci qua. Prego a te la parola, Maria Antonietta. Ecco, allora Gianna Martorella naturalmente siamo amiche, ci sentiamo tante volte, ci vediamo tante volte, litighiamo tante volte, ma anche dalle volte litigate nascono poi delle idee. Allora Gianna sarà la protagonista di una serie di incontri e di spettacoli che ci sarà a Riva degli Etruschi, a cominciare da questa sera, Villa delle Etrusche a San Vincenzo, che è un resort bellissimo di cui vi ho già parlato prima, e immerso nel verde, e dove ci sono molti turisti che vengono da tutto il mondo, e l'ingresso è aperto comunque anche al pubblico non del luogo. Allora, questa sera inizieremo proprio con Gianna Martorella, che ci racconterà il suo percorso di imitatrice nei panni degli altri, come il titolo del suo libro. Racconterà quello che poi ha deciso di fare, cioè il Tiny Scout, l'insegnante, di fondare un'accademia nel Musa Piombino, accademia che poi si è spostata anche a Grosseto, si è spostata in altre città, perché poi tutti la vogliono, e che ha lanciato dei talenti come Tecla Insolia, che tutti avrete sentito sia al Festival di Sanremo e avrete visto nelle fiction, perché questa ragazzina di 16 anni, credo adesso 17, ha cominciato prestissimo, non si sta fermando più. Ecco, però Gianna ha lanciato anche altri talenti, tra cui Marco Gistri, che sarà con lei questa sera e racconterà anche lui il suo percorso, molto più corto ma comunque intenso, e presenterà il corto Blackout. Gianna farà anche le sue proverbiali imitazioni, naturalmente, e insomma sarà una serata interessante dal punto di vista proprio per capire come si diventa imitatore, ma sarà soprattutto anche una serata divertente, perché poi Gianna nelle sue imitazioni è speciale. L'imitazione della purtroppo scomparsa meravigliosa Raffaella Carrà è una delle imitazioni più indovinate, e tant'è che la Raffaella Carrà permise a Gianna di indossare anche i suoi vestiti, alcuni dei suoi abiti, e per cui insomma è un'imitatrice di grande classe. E questo però è solo l'inizio, perché poi il 15 agosto Gianna porterà i suoi ragazzi delle Muse, sempre lì a Riva degli Etruschi, a fare uno spettacolo di cover, e dove ci sarà anche il comico Leonardo Fiaschi, e sarà anche lì una cosa molto interessante, aperta al pubblico, gratuita, per cui insomma Riva degli Etruschi vuole offrire al territorio e a chi viene da fuori dal territorio, vuole offrire un'estate diversa. Senti Gianna, questa sera aspetta, io vi saluto, perché a questo punto è stato veramente un piacere, è stato veramente un piacere, è stato bellissimo, è breve ma intensa questa, veramente grazie di cuore, grazie. È stata fantastica, è stata veramente, ci scriva due righe. Grazie, sono stata, soprattutto mi sono piaciuta nel secondo intervento. Un telegramma. Però tu adesso mi devi spiegare in breve cosa farai questa sera con la voce. Io ringrazio Mariante, veramente Gianna Martorella, di essere stata qui con noi. No, grazie, veramente, ci scriva.
sorpresa. Ma che devo dire, moglie? Che devo dire? Salutaci con la voce. Vuol salutare qualcuno all'estero? Mi dica lei, ci dica. Con un'imitazione. E poi noi questa sera registreremo il tuo intervento e lo manderemo a questa pagina. Sappilo. Comunque, un saluto. Lo sappilo. Allora, un saluto. Allora, lo sappi, lo sappi, mi raccomando, lo sappi. Oddio, sono idea. Solo la risata vale la pena. Ecco, vale la pena. Ma a questo punto possiamo anche veramente chiudere. Io ringrazio. Alessandro, aspetta, allora fammi fare almeno una risata. Allora, io sto ridendo già da un po', comunque no, ma a parte gli scherzi, Maria Antonietta ha voluto praticamente illustrare tutto quello che sarà il nostro percorso da stasera, poi il 15. Leonardo Fiaschi ad oggi, diciamo, oggi avrò la conferma ufficiale della sua presenza, perché c'è stato un problemino anche per lui di salute e cose varie, però insomma il 90% dovrebbe esserci. E stasera, va bene, ci sarò io con le mie risate, con le mie imitazioni, poi con Maria Antonietta, insomma, mi farà dire qualcosa. Questo è uno scoop da parte di Maria Antonietta Scavina, che questa sera interverrà sola sul palco a porte chiuse, benissimo, con Gianna Martorella. Prego. Io inizierò Gianna Martorella. Oh, ecco, questo è il vero scoop, che tu farai la mia imitazione. No, in realtà dovrei fare io la tua, ma ancora non sono entrata, penso qua, ci conosciamo da tanto, ma ancora mi manca quel quid per far sì che sia un'imitazione. No, prima o poi ce la farò. Comunque sì, va bene, Raffaella, certamente è un'imitazione che più che un'imitazione ormai era una immedesimazione totale, infatti anche lei... Un video che abbiamo anche messo su YouTube diverse volte, che anche su Facebook adesso, lei mi dice anni fa, quando lavoravamo con Magalli, Parisi, eccetera, lei dice, beh, te, allora se io mi ammalo, se ho qualche problema, sicuramente Gennina farà la mia imitazione in maniera perfetta. E allora, era bellissimo, perché lei era veramente molto... Cioè, io facevo questa imitazione e la faccio ancora con molta stima, rispetto e tanto affetto. Lei lo sapeva e quindi non ha mai messo in dubbio la sincerità con la quale facevo questa cosa. Non era caricatura, non era prendere in giro, era semplicemente replicare qualcosa di suo. E tra l'altro ha detto anche una volta, dice, ma lo sai che io devo vedere e sentire la risata della Martorella, così rido meglio. Perché praticamente lei la fa meglio di me. Quindi era molto bella questa mia, diciamo, conoscenza con Raffaella. E poi vabbè, magari stasera anche faremo un ricordo, certo. La ricorderemo con la tua voce, parleremo di lei e della vostra intesa. Va bene, allora stasera mi raccomando, tutti quelli che sono dalle parti di San Vincenzo Piombino, Livorno, tutti a casa Pisa, di Maria Antonietta Schiavina questa sera, mi raccomando, Maria Antonietta farà la staffetta fino all'evento, e poi non so se Gianna ci sarà o in collegamento, adesso questo io non lo so. Scusa Alessandro, non ci devo pensare. Io ho l'asciugamano qui perché non ce la faccio più, l'asciugamano. Maria Antonietta è fantastica, veramente, mi raccomando, poi per l'indirizzo, poi dietro le quinte daremo tutti quanti i punti di riferimento. Ah, buffet, c'è anche un buffet, Maria Antonietta, penso, giusto? Che si è preparato da mangiare. Bene, ricordiamo. Vieni anche tu a casa? No, io c'ho il pulmino, vengo qui, stiamo preparando, abbiamo organizzato qui veramente un gruppo, un pellegrinaggio, sia scalzi, tutti a piedi, quindi adesso vedremo. Benissimo. Allora, Maria Antonietta, ricordiamo, questo intervento rimarrà nella storia proprio di Terza Pagina Magazine, veramente. Maria Antonietta, ricordiamo l'evento di questa sera. Prego a te, Maria Antonietta. Allora, Riva degli Etruschi San Vincenzo, sulla Viale della Principessa, ingresso libero, mi raccomando, con mascherine, insomma, e senza il Covid. Cioè, se avete il Covid state a casa, andatelo fuori. Beh,
Gianna Martorella, incontro con Gianna Martorella, e poi ci sarà anche Marco Gistri, che è un allievo di Gianna Martorella, e ci presenterà il suo Blackout, un corto che gli ha fatto vincere anche dei premi e che è nato proprio dalle muse, per cui insomma ci sarà da ridere, da commuoversi, da litigare, da fare di tutto, eh? Vediamoci. No, da litigare no, perché io ringrazio veramente, sto andando veramente, Alessandro, ma io, tu ci sei? No, io vengo, ti non voglio vengo, conoscere, meraviglioso, meraviglioso. Allora mi raccomando, ricordo ancora, ingresso è libero, non accompagnati dal Covid, quindi mi raccomando, esatto. Ecco, non accompagnati, benissimo, dal io, cane ma non dal Covid, meraviglioso. Io ringrazio con tutto il cuore di questa fantastico, veramente non lo so, rimane nella storia, giusto Maria Antonietta, questo intervento, che pensi, vero? Questo rimane nella sì. storia, questo rimane indelebile. Sì, ti do un'anticipazione. Ci dà un'anticipazione, io e Gianna prego. Faremo uno spettacolo, no, prima o poi faremo, no, beh, a questo no, a questo punto sì. Vieni, no, veramente le prove tutte a casa, no, le prove tutte a casa di Maria Antonietta sotto, perché ovviamente la sala, sì, hobby, si chiamerà, sala, ma si chiamerà così, a casa di Maria Antonietta, è questo fantastico. È fantastico, esatto, è fantastico, veramente abbiamo dato già il titolo qui in anteprima con lo scoop di Gianna Martorella, fantastica, meravigliosa, stupenda, indelebile, veramente come i pennarelli, fantastico. Io ringrazio veramente di cuore per la colonna portante qui di Terza Pagina Magazine, arte e mestiere non solo, Maria Antonietta Schiavina. Ringrazio Gianna Martorella, che poi ritroveremo poi al più presto, io spero di fare in tempo di prendere il pulmino per questa sera, vedo un attimino vedrò. Comunque noi ci sentiamo dietro le quinte, come si vuol dire. Grazie di cuore. Benissimo, grazie a voi. A presto, grazie Maria Antonietta. Grazie. Non vedo l'ora di vederti, Maria Antonietta. Sì, stasera. Meraviglioso. Dopo questo annuncio io vi lascio e grazie ancora di nuovo. A presto, grazie. A presto, ciao, grazie. A presto. Ciao, ciao. Grazie, a presto. Ciao, ciao.